Ed adesso andiamo a definire una cosa nuova. Cosa genera le scelte della nostra vita? Cos'è che genera delle scelte che facciamo? E poi tutte le sue conseguenze? L'abbiamo visto ieri sera con Lev, se ve lo siete persi potete trovarlo ancora sul canale YouTube. Genesi capitolo 12, versetto 1 e 4. Il Signore disse ad Abram: vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Perché Abram è partito? Perché Abram ha fatto una scelta, si è mosso e andrà verso la terra promessa, andrà verso la realizzazione della sua vita? Perché Dio lo ha chiamato. Dio gli ha rivolto la parola, Abramo ha ascoltato e poi ha detto Amen. E tutto questo ha generato appunto una scelta, ha generato questa scelta che ha cambiato totalmente la sua vita, totalmente. E lo porterà a diventare il padre dei popoli, lo porterà a diventare padre di Ismaele e poi Isacco e poi ancora altri figli avrà. Grazie a che cosa? A questa scelta che ha fatto. Scelta che ha fatto ascoltando la parola di Dio. Voce di uno che grida nel deserto. Ascoltate Dio, ascoltate Dio, ha gridato Giovanni il Battista, convertitevi. Ebbene, noi facciamo delle scelte, le scelte della nostra vita arrivano perché ascoltiamo qualcosa. I prossimi giorni definiremo quali sono le sorgenti. Dobbiamo oggi definire, cioè chiarirci il fatto che ogni cosa che decidiamo è perché abbiamo ascoltato qualcosa, dentro o fuori di noi. Impariamo magari oggi a chiarire questa cosa, a renderci maggiormente conto, così poi possiamo poi definire le varie voci e definire ciò a cui dobbiamo dire sì e ciò a cui dobbiamo dire no. Delle cose dovremmo dire no assolutamente, invece a quelle che vengono da Dio dobbiamo imparare a dire il nostro Amen. E allora impariamo a definire questa cosa, che ogni nostra scelta viene da una voce, da una parola che è stata pronunciata, da qualcosa che scaturisce dal nostro cuore o nel nostro cuore. Padre Eterno e Santo, veniamo ancora a te. Nel nome di Gesù, veniamo a te per ascoltare te e per imparare a discernere le varie voci, per discernere le parole che giungono al nostro cuore, alla nostra mente. Signore, noi ti benediciamo e ti ringraziamo e ti chiediamo proprio un'effusione di Spirito Santo con i Santi Sette Doni, in particolare oggi, adesso, con il dono del consiglio, per poter ascoltare la tua parola, la tua voce, quello che hai da dirci su ogni scelta che dobbiamo fare nella nostra vita, su quali vie dobbiamo prendere. Vieni, Spirito Santo, a chiarirci la voce di Dio, a chiarire anche i segni che Dio ci dà, che sono anche quella voce di Dio. Donaci la capacità di discernere ogni cosa. Così, riconoscendo la voce di Dio e prendendo la via giusta, giungeremo nella terra promessa, giungeremo a essere giusti nel posto giusto, al momento giusto, facendo le cose giuste.